Roger, next connection. Ciao a tutti e tutte, eccoci arrivati in Germania. Come probabilmente avrete dedotto dal titolo, sono qui per trascorrere qualche giorno a scoprire il Bauhaus. Prima di tutto le presentazioni. Il Bauhaus è la scuola di architettura e design che è stata aperta dal 1919 al 1933 e ha avuto due sedi principali, una a Weimar, dove mi trovo adesso, e una a Dessau, dove andremo anche a vedere nei prossimi giorni. Questa è stata una scuola che ha caratterizzato fortemente tutto lo stile architettonico dell'oggi contemporaneo. Era una scuola che si occupava di tutto quello che era la progettazione a 360 gradi e i cui allievi molto molto famosi e anche i cui insegnanti altrettanto famosi hanno lasciato un fortissimo segno. Bando alle ciance, vi ricordo che il prossimo anno, il 2019, è l'anno di Celebrating Bauhaus, perché ricorreranno i 100 anni dalla fondazione del Bauhaus ed è un periodo che hanno scelto in Germania di ricordare e celebrare, e ovviamente noi che amiamo l'architettura non possiamo assolutamente perderci tutte le novità che hanno preparato per noi. Io assisterò a dei talk con degli architetti che curano ancora oggi tutto quello che il Bauhaus ha lasciato. Incontrerò anche i nipoti di alcuni grandi architetti come Mies van der Rohe e Moholy Nagy, insomma non solo loro, però anche loro, e naturalmente non può mancare la parte che più mi preme raccontare ogni volta che viaggio: lo spazio alle donne architette. Adesso, nello specifico, vi faccio vedere la mia stanza. Cioè un balletto triadico. Questa forma di ballo, ispirata molto anche ai meccanismi delle marionette, mi ha davvero colpita, perché è un modo di considerare la funzionalità, la geometria e le forme completamente diverso rispetto a quello cui sono abituata con l'architettura. Ho avuto l'opportunità di fare una domanda molto particolare a una delle ballerine di questa scuola, ovvero le ho chiesto che cosa prova ad indossare dei costumi fatti di materiali così diversi rispetto a quelli tradizionali a cui siamo abituati. Wearing this sort of geometrical costume is very different compared to the classical ballets that we're used to. However, it's a really fun challenge and it feels like we're part of a different sort of history now being in these, so it's been very fun. Allora, il programma di oggi è una passeggiata per Weimar alla scoperta dell'architettura storica e anche quella un po' più moderna, ovviamente mi riferisco sempre al Bauhaus. Quindi mi sono munita anche di caschetto e adesso visitiamo il cantiere del Museo del Bauhaus, il nuovo museo di Weimar, che aprirà ad aprile 2019. Ciao a
a tutti quanti, io sono appena arrivata a Erfurt, abbiamo appena fatto appunto il check-in nell'albergo. Erfurt è una cittadina vicina a Weimar e anche qua c'è una forte connessione con il Bauhaus. Infatti andremo a vedere nei dintorni di Erfurt la casa laboratorio di Margarete Reichardt. Io non potevo perdermi una donna, ovviamente, nel parlarvi del Bauhaus, una delle poche che è riuscita ad aprire una sua attività, ma naturalmente una delle tante che si è occupata di tessuti, perché le donne, diciamo, venivano caldamente invitate ad occuparsi di questo tipo di materie, quindi arts and craft per la precisione, tutto quello che aveva a che fare con la casa, ma soprattutto nello specifico il tessile. Erano tantissime, infatti anche Margarete faceva parte di un gruppo di donne che ha molto studiato il telaio, i tessuti, come si costruiva proprio qualsiasi tipo di texture su qualsiasi tipo di tessuto, e noi appunto avremo il privilegio in realtà di filmare questo laboratorio, questa casa, di farvi vedere un po' il telaio, qualche sua produzione. Ci vediamo lì. È un nuovo giorno. Oggi siamo arrivati da Erfurt a Dormburg, una cittadina, devo dire, deliziosa. Guardate dietro di me queste casette pastello, ve le faccio vedere tra un attimo. Praticamente tra poco raggiungeremo un laboratorio di ceramiche. C'è vento, fa freddo, ma è tutto bellissimo. Una luce pazzesca. Posso dirvi che questo sarà un museo che aprirà nel 2019 ed è stata la prima sede al di fuori di Weimar e Dessau ad essere occupata dal Bauhaus in una residenza storica che ha scelto Gropius. Il resto le immagini. Siamo appena arrivati a Dessau, questo edificio lo riconoscerete, è il Bauhaus, qui è stato rettore Mies van der Rohe, che poi si è trasferito negli Stati Uniti nel 1933, quando per volere dei nazisti la scuola è stata chiusa. Sto per fare del mio meglio per portarvi un po' della magia dell'architettura modernista che si respira qui, è davvero emozionante. Alla fine del viaggio sono in un locale fighissimo, vi lascio tutto quanto e vi faccio vedere anche cosa sto mangiando, perché così facciamo la food blogger per l'ultimo giorno.